Io sono venuto, portato dai ragazzi nella lezione cattolica, poi sono diventato, ho cofondato la FUCI, sono stato presidente della GIAC dal 48 al 55, quando poi diventai segretario del partito mi dimisi da dirigente della GIAC. Ma già negli oratori, durante la guerra, eravamo educati all'antifascismo, ai valori democratici, perché penso che la resistenza passiva sia iniziata nelle parrocchie. Per me è stato tranquillo il passaggio dalla dittatura alla democrazia, perché già era la nostra visione che avevamo appreso, studiando la dottrina sociale della Chiesa, e dal modo di comportarsi nella nostra associazione. Posso dire una cosa? Io mi vanto di una cosa sola, di essere stato, e ci tengo a dirlo, un ragazzo di Viaforte. L'oratorio di Viaforte è stato un crogiolo delle idee della resistenza, delle idee della democrazia cristiana. Le battaglie con i comunisti per attaccare i manifesti più in alto partivano dalla rotoria del Duomo con le scale da Macal, che era il paratore del Duomo, quindi noi avevamo le scale più lunghe, noi portavamo l'ultima fascia della Banca Provinciale Lombarda, allora era la nostra, perché era Angiolino Roderi, era lui che andava ad appiccicare i manifesti più in alto. Tant'è dei ragazzi di Viaforte che i primi due sindaci di Duomo Cristiani sono stati tutti e due ragazzi di Viaforte, Pagliari, Eugenio Pagliari e Giacomo Gabrini. Dal 48, dove nel 45 avevo messo questo cartello, siamo andati a mettere fuori i cartelli per la democrazia cristiana. Siccome che noi democristiani avevamo messo i cartelli, i comunisti mi ha spaccato. Lui sagrista, Gildo, con la bella scala. Siamo andati con la scala, che era in chiesa la scala, per quando c'era i paramenti. Un gruppo di montodine, di comunisti. Gino era là, che ci dà il cartello. Sodale, c'ha la scala, fran! Fortuna, che era la busa, la si ferma. E mi si è sotto a te a balà, a te la scala, mi ha ciappato e mi ha sbiullato. E calà che tira la scala e iso. Negli anni 50 e 60 la sua vita è caratterizzata da grande entusiasmo e da grande passione politica. I militanti, molti dei quali provenivano dall'associazionismo cattolico, l'Azione Cattolica, gli oratori, gli scout, le acri, eccetera, ove avevano ricevuto una formazione politica di base, sono animati dai grandi ideali da diffondere: il rispetto della persona umana, la libertà, il progresso, la solidarietà, la collaborazione fra le classi sociali, il rispetto e la diffusione della proprietà privata, specie della casa, lo sviluppo democratico e il senso dello Stato di diritto. La politica come disinteressato servizio ai cittadini. L'amministrazione comunale in quel periodo ha acquisito i terreni del vecchio mercato del bestiame, appena fuori dalla città, e metteva a disposizione delle cooperative e anche dei privati territorio per la costruzione di case. Basta ricordare che le prime case costruite sono quelle in fronte a Via Mercato. Poi sono state costruite case per i dipendenti della Banca Popolare, per i dipendenti comunali
e altre cooperative che sono sorte in quel periodo. Sempre per quanto riguarda la casa, bisogna ricordare che l'amministrazione comunale fece nel programma di fabbricazione che è stato adottato dagli anni 50 e 60, prese la possibilità di avere a disposizione delle lottizzazioni, usando un criterio allora non tanto comune, quello cioè di imporre ai privati, coloro che volevano arrivare a queste lottizzazioni, di affrontare anche le spese per la costruzione dei servizi principali, cioè strade, luce e forniture. E nel programma di fabbricazione vennero stabilite queste convenzioni che poi furono trasportate nel piano regolatore. Per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione comunale, mi collego a quanto ha detto poco fa Cattaneo e parto dal piano regolatore, il quale ha avuto indubbiamente un peso determinante nel corso dei decenni successivi e nello sviluppo della città. Come si può constatare, il centro storico è rimasto praticamente intatto, mantenendo quantomeno la sua fisionomia, e lo sviluppo si è articolato sull'asse est-ovest, con il potenziamento da una parte di San Bernardino, dall'altra di Ombriano. Detto molto sommariamente, lo sviluppo è stato un po' più articolato, ricordo Cremanuova e la parte a nord della Via Indipendenza, cioè il quartiere del Lago Gerundio. E la politica dell'amministrazione in quegli anni ha teso soprattutto a fornire la città di tutti i servizi indispensabili, fra i quali da segnalare il metano, che la distribuzione del metano nel centro storico, iniziata da Pagliari e poi continuata e sviluppatasi, passata in gestione diretta sotto l'amministrazione guidata da Cattaneo, prima era in appalto, e facendo altri interventi che oggi sono magari discussi, ma per il tempo erano indispensabili e auspicati ed accettati dalla cittadinanza. Mi riferisco in particolare per questo aspetto alla realizzazione del mercato coperto. Dopo il fascismo, la situazione del circondario cremasco, come lo si intendeva allora, era estremamente semplice. C'era solo e semplicemente un decentramento amministrativo. Nella città di Crema c'era viceprefettura, vicequestura, c'era il tribunale, c'era l'ufficio distrettuale delle imposte, cioè erano tutti uffici dello Stato decentrati. Noi in più, come qualcosa che ci quantificava e ci qualificava meglio, era che eravamo anche per la maggior parte dei comuni diocesi. Probabilmente questo essere diocesi, questo essere fra i 48 comuni, ha dato un notevole impulso allo sviluppo e al tentativo di trasformare un semplice decentramento amministrativo in un consorzio comprensorio che gestiva il territorio. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Da un decentramento amministrativo si è fatto un grosso tentativo di gestire il territorio. E badate, anni 63-67, cioè quando non c'era ancora la regione, perché poi è stata la regione che ha dato l'impulso col primo piano territoriale regionale a tutto questo gestione del territorio fatto in tutti i posti della regione Lombardia. Capisco che per loro magari era più difficile che per noi, tuttavia ci sono sempre stati buoni rapporti tra la maggioranza e la minoranza, o che poi i consigli comunali magari si concludevano con una cena con il sindaco. E poi i rappresentanti di vari partiti, compreso il Partito Comunista, e questo anche,
contribuito a mantenere i rapporti. Dire soprattutto in questo periodo che i rapporti personali erano diversi da quello che succede oggi. C'era un rispetto reciproco delle persone che, almeno potrò anche sbagliarmi, mi pare che in questo momento non ci sia più. Quindi anche nella dialettica ci poteva essere in contrasto su determinati problemi, però alla fine quello che la maggioranza decideva veniva accettato. Zanini ha detto una volta: quelle salutari arrabbiature che mi prendevo con Rota, salutari arrabbiature. Sì, ecco, c'è da dire che, come ha accennato Cattaneo, in quei tempi c'era la coscienza di essere insieme, tutti insieme, la classe dirigente del territorio, del comune, e quindi anche la lotta politica, la dialettica aveva un altro tono e si teneva su un altro livello. Io mi ricordo discussioni accesissime dove quasi sempre c'era di mezzo Rota, perché era il custode del forziere, proprio del povero Galmozzi, mi ricordo il Dazio, mi ricordo tante altre, la pelle del coniglio, però c'era un forte comune denominatore che era, credo, una mia considerazione, che era la consapevolezza di avere comunque un ruolo di responsabilità verso tutta la città.